competenze, quanto siamo bravi, ma da quanto riusciamo a costruire al centro di questo cerchio, di senso, di conoscenza, di comprensione, di indirizzo pratico e di posizionamento di quel gruppo. L'esperienza che abbiamo a Genova, in Sicilia, in altri contesti dove abbiamo realizzato le scuole, dove tutori sono già attivi, è molto gratificante, devo dire. Non abbiamo cercato la gratificazione, però vediamo che i ragazzi hanno proprio da questa esperienza una differenza, cioè sentono una differenza. Per la prima volta si trovano di fronte a una persona che tante volte non ci credono proprio, dice ma questo perché lo fa? No? E infatti la questione di spiegare ai ragazzi chi è il tutore è un'altra questione importante. E di nuovo, non solo il nostro punto di vista, ma il punto di vista di chi dovremmo supportare. Vorrei chiedere a Francine, è un mio collega, se su questa questione qua in particolare, dei ragazzi, perché è importante il tutore per i ragazzi, ci potesse dire qualche cosa, perché lui lavora da diversi anni con ragazzi, tutti i giorni, che spesso hanno avuto bisogno di questo tutore, e non l'hanno trovato, oppure hanno solo trovato un tutore istituzionale che ricopriva un ruolo burocratico. E mi piacerebbe che Francine ci dicesse due cose sull'esperienza che ha con questi ragazzi. Permettetemi di sedermi perché sono stato in piedi un po' di tempo. Allora, io mi chiamo Lansine Camara, il nome è un po' difficile quindi tutti mi chiamano Camara o Lanci. Vengo dalla Costa d'Avorio, sono in Italia da 7 anni, okay? sono arrivato quasi 7 anni perché sono arrivato all'inizio dell'anno 2011. Insieme all'emergenza Nord Africa, non so se ve lo ricordate ancora, sembra lontanissimo, però era 6 anni fa. Ho richiesto l'asilo politico e dopo un po' di tempo ho avuto lo status di protezione, cioè ho avuto l'asilo politico. Poi ho cominciato a lavorare, prima come volontario in un centro di accoglienza per marittimi. Sapete, no, Genova è una zona portuale, quindi ogni giorno arrivano un sacco di navi con quelli marittimi. Da più di 100 anni ci sono questi centri di accoglienza a Genova per i marittimi. Io ho cominciato a lavorare come volontario, poi ho avuto un contratto di lavoro e da 5 anni lavoro in questo centro di accoglienza per i marittimi. Poi un giorno ero in comunità, sono andato a scuola e quando sono tornato in comunità la mia direttrice mi ha chiesto se volevo incontrare un gruppo di volontari, che lavorano per un'organizzazione che si occupano dei diritti dei bambini, che era Defense of Children. Io all'inizio non volevo incontrare nessuno, però alla fine ho accettato di incontrare non Pippo, che era Gabriella e un'altra persona, che era un progetto, avevano un progetto all'epoca su come erano applicate, no? Principalmente la convenzione in Italia, la convenzione del 91 in Italia, non deve dire che ho proprio stato, cioè, la convenzione sui diritti dei fanciulli in Italia, ecco. Io non era una domanda risposta, no? Come poi ne vediamo in tante occasioni nei centri di accoglienza, però era un gioco con le carte, mi è piaciuto tanto. E poi ho mantenuto il contatto con Defense for Children. Poi un anno dopo loro avevano questo progetto sulla tutela e io insieme ad un mio amico di comunità, compagno di comunità, collega adesso, abbiamo accettato di collaborare a questo progetto come advisor, perché poi ci sembrava interessante e molto importante il lavoro del tutore per un minore non accompagnato. Io principalmente sono stato in una comunità che si chiama il Tangram a Genova, molto importante. Non penso che abbia avuto carenze in comunità,
ho avuto degli educatori fantastici, persone esperte, no? Che si sono molto impegnati per noi, per me, per tutti i ragazzi che erano in comunità, però i ricordi più importanti quando io ripenso a questo momento, a questi 2 anni che ho passato in comunità, sono i momenti che ho passato con il mio tutore. Mi ricordo una volta con la mia tutrice, siamo andati al museo, no, di un palazzo di Genova che si chiama il Palazzo Ducale di Genova, per le esposizioni dei quadri di Van Gogh. Io, fino a quel momento, quando vedevo in TV persone che si fermavano davanti a un quadro per 2 o 3 minuti, sinceramente penso che dentro di me mi diceva, ma quali sono? Cioè, prendevo, cioè, li prend, cioè, le prendevo per pazzi. Cioè, io, cioè, come fa uno a fermarsi davanti, cioè, davanti a un quadro, un disegno per 5, 6, 7 minuti? E poi c'erano pure delle persone, che ci sono ancora persone che passano tutta la loro vita a descrivere quel quadro, a capire quel quadro, cioè, mi sembrava una roba molto, molto strana, una roba da pazzi, sinceramente. Però in quell'occasione sono entrato, beh, sono andato con la tutrice perché volevo andare fuori comunità, eccetera, eccetera. Sono andato con la tutrice, anch'io, come tutti i presenti nella sala, mi sono fermato davanti a un quadro. Quadro che raffigurava un tramonto nero, e sono rimasto davanti al quadro per quasi un'ora. In quel momento mi sono reso conto di forse una delle cose più importanti che in quel momento non sapevo ancora, cioè la forza dell'immagine. Okay, una cosa che mi è rimasta molto, molto impressa e che porto ancora con me. E questo grazie alla tutrice. Poi ho avuto altre esperienze, la tutrice mi ha scritto in un club letterario, alla biblioteca principale, la principale biblioteca di Genova, dove ho conosciuto tanti scrittori italiani, prima di tutto genovesi, montali, eccetera, eccetera, e poi italiani, no? E poi dove ho imparato l'italiano, dove ho imparato a scrivere, eccetera, eccetera. E grazie a quel laboratorio, io nel 2014 ho pubblicato una raccolta di poesie a Genova, che ha avuto un piccolo successo, diciamo così. E quindi quando poi Defense Children ci ha chiesto di partecipare come advisor per il progetto sulla tutela, noi l'abbiamo, cioè io ho partecipato volentieri, perché appunto il tutore è molto importante per i minori non accompagnati. Non soltanto per le cose che vi ho raccontato, ma anche per la terzietà del tutore. Cioè il fatto che un tutore non è un educatore, non fa parte di un sistema istituzionale, cioè comunque è una persona terza all'accoglienza, su cui un ragazzo si può affidare per chiedere certi consigli, è molto importante. E poi una persona che ti guarda, no? E poi ti dice, guarda, io in questo momento, no? Forse il momento in cui tu sei il più vulnerabile, io cittadino mi impegno insieme a te per la salvaguardia e la tutela dei tuoi diritti, è per un qualsiasi minore non accompagnato il gesto di ospitalità, di umanità più importante che si possa essere. E io in questi anni lavoro ancora come operatore in un centro di prima accoglienza di minori non accompagnati, del centro FAMI di Genova, che è un centro di prima accoglienza, dove ogni 2 o 3 mesi abbiamo un ricambio di 30 ragazzi, 30, 40, 50 ragazzi, perché comunque è un posto. Un progetto che ha 50 posti, quindi abbiamo un ricambio di ragazzi in 3 mesi, molto importante. E lì ho conosciuto un sacco di ragazzi,
che alcuni si sono fermati, alcuni sono passati, sono transitati, come a Como, cioè a Genova, transitano un sacco di ragazzi che vanno in Francia, cioè da Genova vanno 20.000, da 20.000 vanno in Francia, e ho conosciuto un sacco di minori. Quando poi abbiamo formato, no, il primo gruppo di minori, il secondo gruppo di minori a Genova, prima dei tutori volontari facevamo fatica a spiegare chi era il tutore al minore. Adesso con questi tutori che sono stati formati, che hanno cominciato a lavorare con i minori, adesso il problema è dire ai ragazzi, adesso che transitano in questi centri di accoglienza, perché non possono avere anche loro il tutore, no, di riferimento. Perché i tutori volontari a Genova stanno facendo tanto, hanno fatto tanto per i minori non accompagnati. Mi viene in mente adesso la storia di un ragazzo albanese che grazie al tutore ha potuto fare un corso di pallavolo, no? mentre lì la comunità, no, non era riuscita prima a fargli fare questo corso, questo sport, no? Lui voleva fare il pallavolo e grazie al tutore ha potuto fare, potuto giocare al pallavolo. Lui, la tutrice, è riuscita a costruire una bella relazione con il minore si è aperto con quel ragazzo e poi da questa apertura è venuta fuori che il ragazzo aveva una storia d'asilo politico. Adesso ha richiesto lo status e la procedura sta andando avanti. Poi un altro ragazzo, il tutore di un altro ragazzo, si è battuto per far sì che il ragazzo possa fare la borsa lavoro. Okay? Comunque adesso a Genova i tutori volontari stanno facendo tantissimo per i ragazzi e tutti i ragazzi vorrebbero avere i tutori volontari. Cioè, costa per dire adesso, come sia importante per i ragazzi avere una persona su cui appoggiarsi, su cui contare in certi momenti. E poi all'interno di questo corso di formazione mi occupo di tutt'altro, cioè io faccio un focus sul fenomeno minori stranieri non accompagnati, no? Chi sono, da dove arrivano, quanti sono. Quali sono i profili migratori che non sono tanti, che non è tanto riconosciuto, no? Per tutti un minore che arriva in Italia o è un rifugiato o è un minore economico. Invece ci sono dei profili migratori che poi io condivido, no? con i tutori. Lavoriamo anche su come costruire una relazione con un minore straniero non accompagnato. Comunque ha delle specificità e ha delle caratteristiche un pochino diverse da un minore italiano. Non lo so, io in realtà non mi ero preparato un discorso da fare, però io sono molto contento sinceramente di essere qui oggi perché sono venuto qua un mese fa a prendere due ragazzi nel centro gestito della Croce Rossa, un ragazzo della Guinea e un altro ragazzo della Costa d'Avorio, che ho portato a Genova. E in quell'occasione ho potuto visitare la città e la città di Como mi è molto piaciuto. Poi, quando sono tornato a Genova, ho deciso di cercare un altro lavoro, in più del lavoro che faccio per la Stella Maris, per il minore che era per i marittimi e i lavori che faccio per i minori non accompagnati, il lavoro che faccio anche per la Defense Force, ho deciso di cercare un altro lavoro, di lavorare tutti i giorni, giorno e notte, per poter risparmiare tanto e venirmi a comprare una casa a Como, perché no? quindi spero che ci sia... Sì, no, è riuscito veramente. Quindi spero veramente di tornare a Genova e di tornare a Como per la formazione dei tutori volontari.
In questo, cioè, questi 5 minuti non ho potuto raccontarmi tanto, però spero di tornare e di poter condividere tante esperienze che ho avuto con i minori e con i tutori che abbiamo formato finora. Quindi grazie, siamo tutto comunesi, come si dice? Comaschi in italiano, invece in lingua del Como come Comaschi. Anch'io sono Comaschi e spero di tornare e rincontrarvi di nuovo. Grazie. Grazie a me, è sempre molto, molto generoso anche per raccontare la sua storia personale, ma tante sono le storie invece con cui entra in contatto i ragazzi. Veramente ci è sembrato molto importante coinvolgerlo in questo percorso di formazione. Adesso avremo una formazione di formatori le prossime 2 settimane in Sicilia per 15 persone, lui è parte integrante del team, dell'equipe di formazione, perché veramente questa prossimità con i ragazzi, anche per una questione di età, è davvero, davvero molto, molto importante. Quindi sicuramente siamo molto grati all'Ansinet di condividere la sua esperienza e la sua expertise. Poi lui è anche un intellettuale, per cui ha scritto anche dei libri, come dicevo, ma sono certo che la sua azione con i ragazzi è molto importante e ci piace condividerla anche con i cittadini. Questa avventura a Como, diciamo, dove Ansinet si vuole trasferire sul futuro, è cominciata per noi quando con il Servizio Sociale Internazionale Svizzero, di cui siamo referenti in Italia, abbiamo detto: ma Como, bisognerebbe almeno andare a capire un po' cosa sta succedendo. Il Servizio Sociale Internazionale è una rete di organizzazione presente in 140 paesi del mondo, che ha come scopo quello di mettere in connessione i servizi sociali dei diversi paesi, e con i nostri colleghi svizzeri abbiamo approntato una piccola missione. Una persona è venuta qua per 2-3 mesi ed è iniziato lì anche tutto il discorso sul fatto di poter iniziare a Como una situazione di formazione dei tutori. Quindi sono contento che sia con noi oggi anche Elodie del Servizio Sociale Internazionale Svizzera. Se ci vuol dire 2 parole ci fa piacere. Buongiorno a tutti. Non ho tanto esperienza della città di Como, di Lansin, ma sì, sono venuta l'anno scorso per una missione con i nostri colleghi di Defense for Children. Eravamo molto preoccupati dalla situazione dei minori che erano bloccati alla frontiera e volevamo sapere che cosa stava passando qui e perché questi minori non potevano più transitare e entrare nella Svizzera. In questa missione abbiamo fatto un'evaluazione dei bisogni di questi minori e anche delle possibilità di collaborazione con diversi attori che mi sembra sono qui stasera. In Svizzera non abbiamo questi progetti di formazione di tutori benevoli, perché il sistema di tutela è professionale. Allora è veramente differente per noi questa tematica in Svizzera, ma abbiamo iniziato in Svizzera un progetto di mentoring in cui abbiamo selezionato differenti volontari per un accompagnamento personalizzato dei minori non accompagnati. Perché anche se questo sistema di tutela è professionale, questi minori hanno molti bisogni, e gli stessi bisogni da in Italia, come isolazione, come bisogno di contatto, eccetera. Adesso abbiamo
200 minori che sono accompagnati da volontari e è un grande successo perché questi minori hanno veramente un migliore contatto con la popolazione, con la società d'accoglienza, con il sistema, con i mediatori e sì, questo progetto permette ai minori di essere molto più attivi nel loro percorso in Svizzera. Allora, con questa esperienza ci sembra veramente importante di iniziare questi sistemi di accompagnamento personalizzati per questi minori. Un altro punto che è veramente importante per noi è che come l'Italia è una zona veramente importante per questi minori e dobbiamo continuare di lavorare tra le frontiere perché questi minori hanno forse famiglia in altri paesi europei e sono anche attivi su questa tematica della riunificazione familiare a questo punto i tutori possono anche essere delle figure che possono sostenere questa tematica della riunificazione familiare perché i minori hanno bisogno di persone di confidenza, di fiducia per parlare sulla loro famiglia, sul loro percorso, eccetera. So, ci sembra essere veramente un buon sistema per lavorare sul percorso di questi minori. Breve introduzione diciamo alle questioni, ringrazio anche Elodie e il Servizio Sociale Internazionale Svizzero che ci ha dato questa opportunità. Noi siamo una piccola organizzazione e badate, anche se veniamo qua a parlare dal palco, siamo consapevoli del fatto che il nostro ruolo eventualmente è semplicemente quello di valorizzare o mettere in rete le cose che già molti di voi stanno facendo, quindi in realtà la tutela non è un hardware complicato, ma è semplicemente il tentativo di ottimizzare quello che c'è già. E proprio questa missione che abbiamo fatto, oltre, come dire, alla situazione molto drammatica che abbiamo riscontrato, ci ha anche fatto incontrare e riconoscere energie, sforzi, competenze e intenzioni assolutamente positive, costruttive e utili. Quindi in qualche modo, se pensiamo di poter dare una mano su questa questione della tutela, è naturalmente nell'ambito di un sistema che abbiamo riconosciuto e che vorremmo conoscere ancora meglio. Quindi ringrazio ancora per l'opportunità che ci è stata data e speriamo, come dire, i nostri corsi di formazione che sono più dei laboratori, l'ho già detto prima, no? Sono dei laboratori dove naturalmente abbiamo un percorso abbastanza preciso di informazioni, ma che ogni volta cambiano, fortunatamente. Si realizzerà, diciamo, a novembre, abbiamo fissato un primo corso il 17, 18, 19 di novembre. Purtroppo non riusciamo
spesso a corrispondere alla richiesta, perché fortunatamente in diverse latitudini d'Italia troviamo una grande risposta da parte della cittadinanza. Abbiamo realizzato degli eventi come questo e la risposta è stata sempre molto corposa, molto forte. Proprio perché vogliamo mantenere i corsi e questi laboratori come dei laboratori, abbiamo messo un tetto di partecipazione, diciamo, a 25 persone, che è già tantissimo per riuscire ad avere un gruppo che dialoga e tutto quanto. Quindi non so quanti di voi saranno interessati a partecipare, però dovremmo pensare, come dire, eventualmente, se riusciamo a riempire una classe, se ci fossero più persone dovremmo scaglionare, diciamo, questa formazione, eventualmente anche prevederla per il 2018. Prima veniva menzionato, stiamo realizzando anche un progetto con la Grecia, dove c'è una situazione analoga per molti versi, ma molto drammatica anche per i migranti stranieri, sulla tutela con la Commissione europea, che forse ci può dare l'opportunità, come dire, non solo di coadiuvare questo piccolo start-up, questo piccolo aiuto all'inizio della formazione, ma forse anche di riuscire a continuarlo nel corso del 2018 con eventi di follow-up, di approfondimento, di supervisione, di supporto e supervisione. Quando parlo di supervisione sto parlando naturalmente di un controllo che devono fare le istituzioni sull'opera dei tutori, ma anche di supporto vero e proprio, nel senso di dare la possibilità ai tutori di condividere la propria esperienza, di affrontarne i problemi, le criticità. Cosa molto importante, che forse non abbiamo menzionato in modo, il contesto nel quale si realizza questo progetto è quello della legge 47, che prevede che il garante regionale abbia la competenza di in qualche modo governare, facilitare questo processo. Noi abbiamo stabilito rapporti, diciamo, in tutte le regioni con i garanti regionali, perché questo è quello che prevede la legge, ma anche perché questo è quello che ci piacerebbe succedesse, cioè il fatto che qualsiasi esperienza andasse a supportare la dinamica, diciamo, di governo di questa questione della tutela a livello regionale. Quindi ci siamo già incontrati, diciamo, col garante regionale lombardo e sono contento che sia presente il suo ufficio oggi in questa nostra sessione. Credo che questa esperienza di Como potrebbe rappresentare un momento di informazione che arricchisce l'esperienza già ben strutturata, diciamo, dell'ufficio del garante lombardo che si sta realizzando in molte città. Quindi la particolarità di Como, il fatto che abbiamo iniziato, cioè non in modo casuale, però in modo particolare, questa cosa forse rende questa potenziale esperienza anche un'esperienza probabilmente di contributo alla politica regionale su questa materia della tutela che il garante regionale sta approntando con tutti gli altri garanti italiani. Siamo ancora agli albori, diciamo, di questa cosa, quindi qualsiasi contributo penso possa essere utile. Proprio oggi i garanti regionali, e questo è il motivo per cui forse anche il garante lombardo, anzi sicuramente questo è il motivo per cui non è presente, sono a Roma in una riunione, diciamo, tra tutti i garanti regionali, che affronterà sicuramente anche le tematiche della tutela. Quindi ci muoviamo assolutamente anche con una specificità nostra, ma sulla base di un'esperienza abbastanza consolidata anche con le istituzioni nazionali in questo senso, ma nell'ambito di un processo che deve connetterci ai contesti dove l'informazione su questa esperienza deve ritornare in termini utili e a potenziale politico. Quindi, diciamo, io per ora concluderei questo nostro intervento. Mi scuso se sono stato troppo lungo, siamo naturalmente disponibili a domande. Abbiamo un foglio di partecipazione e chiederemmo eventualmente, per motivi organizzativi, il Centro per i Servizi del Volontariato sta curando questa cosa a livello territoriale, anzi sarebbe bello se potessero poi dirci qualcosa anche su questa cosa dal punto di vista non di foresti come noi che arriviamo da fuori, e se poteste segnare eventualmente un vostro potenziale interesse, appunto senza impegno, a partecipare a questo corso di formazione, così almeno facciamo